Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta di carote e cacao con farina di riso. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono mandorle pelate, carote tagliate a pezzetti, farina di riso, cacao amaro, uova, zucchero, sale, vanillina, lievito per dolci e Grand Marnier che è facoltativo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le mandorle ed azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Mettere da parte il trito, senza lavare il boccale, mettere le carote e le facciamo tritare per 20 secondi a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il trito di zucchero e mandorle. Le uova. La farina di riso. Il cacao amaro. Il pizzico di sale, la vanillina, il lievito e il Grand Marnier che è facoltativo. Ed azioniamo il bimby per 1 minuto e mezzo. A velocità 5. Il composto è pronto, trasferire in uno stampo da 24-26 cm ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 45-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta di carote e cacao con farina di riso. Grazie e alla prossima ricetta!